Un'importante operazione dei carabinieri di Asti ha permesso di individuare un rumeno 37enne specializzato nei furti ai bancomat attraverso due tecniche distinte: lo skinning, ovvero la clonazione delle tessere, e il cash trapping, che consiste nel bloccare il denaro in uscita dal bancomat attraverso una forcella meccanica applicata al distributore delle banconote. Un'operazione dunque definita fondamentale nella lotta alla clonazione e ai furti nei bancomat. È stata un'operazione fondamentale condotta dal nucleo operativo di Asti, perché ha permesso di scoprire circa una ventina di episodi in cui dei clienti, andando a prelevare del denaro presso gli sportelli bancomat, da un lato vedevano clonarsi le proprie carte bancomat, dall'altro vedevano immediatamente sottrarsi del denaro. Sono infatti due tecniche distinte: una è quella del cosiddetto skimming, l'altra del cash trapping. Lo skimming non è altro che una vera e propria clonazione della carta con l'ausilio di una piccola telecamera e di un lettore ottico, che permette in un tempo successivo di clonare la carta bancomat. Il cash trapping invece è un procedimento meccanico che consiste nell'inserimento all'interno del bancomat di una cosiddetta forcella meccanica. Il cliente, nel momento in cui va a effettuare un prelievo, porta a termine tutte le operazioni, ma il denaro non fuoriesce perché resta bloccato in questa forcella. Ecco dunque che il cliente, preso da un momento di panico, si allontana, contatta la banca, ed è proprio in quel momento che il malvivente si avvicina per prelevare il denaro che è rimasto incastrato. È stato fondamentale la collaborazione con la Cassa di Risparmio di Asti, perché tramite il loro ausilio, tramite i video che ci hanno fornito, è stato possibile ricostruire il modus operandi di questo soggetto, Popescu Valentini, classe 76. In particolare, nelle prime ore del mattino si operava per inserire queste apparecchiature nei vari sportelli bancomat, mentre nelle ore pomeridiane si recava presso gli stessi sportelli per prelevare da un lato gli apparecchi skimmer e dall'altro le forcelle meccaniche.